Ogni giorno The Boat Show vi porta a scoprire nuovi luoghi, nuove imbarcazioni e nuovi motori. Siamo a bordo di un gommone Focchi per testare il nuovo fuoribordo Suzuki di F140B. Noi appassionati di barche a motore possiamo fare qualcosa per l'ambiente? Certo, come in auto possiamo ridurre i consumi e le emissioni grazie alla tecnologia, ma Suzuki ha fatto qualcosa di ancora più straordinario. Ha pensato di raccogliere le microplastiche, che sono una delle principali forme di inquinamento. Durante il funzionamento, il fuoribordo raccoglie molta acqua che Suzuki filtra per raccogliere le microplastiche e poi rilascia perfettamente pulita. Il 140 cavalli di Suzuki ha un blocco motore a 4 cilindri in linea con doppio albero a cammi in testa da 2045 centimetri cubi e ha un peso di 186 kg. Il rapporto di compressione è piuttosto aggressivo, 10,6 a 1. E poi la camera di scoppio ha due falde per ottimizzare la combustione. Il circuito di alimentazione è a iniezione multipoint sequenziale e significa che in ciascun cilindro viene iniettata sempre la giusta quantità di carburante. Ai bassi regimi ha un rumore basso, profondo, per nulla fastidioso, non urla. Questo è dovuto a un circuito di aspirazione con una camera di risonanza particolare fatta proprio per non dare troppo disturbo alle nostre orecchie. Il sistema di aspirazione inoltre è composto da un doppio circuito che permette di separare al meglio l'aria dall'acqua, che potrebbe entrare sotto forma di condensa o di vapore. Il motore che proviamo ha i comandi meccanici, ma naturalmente esiste una versione della medesima potenza anche con manetta elettronica, trim automatico, chiave elettronica, insomma tutte le più moderne tecnologie. Un altro upgrade di questo nuovo modello è la capacità di erogare molta corrente, fino a 40 A, e pensate che appena sopra il regime minimo è già in grado di fornire 20 A. A proposito, ho ridotto il gas perché questo gommone plana subito. Siamo in assetto già a 8 nodi. Pensando a coloro che useranno intensamente questo motore, Suzuki ha deciso di migliorare il circuito di raffreddamento del piede per avere una temperatura più bassa e farlo durare molto a lungo. Incredibile, siamo a 16 nodi, consumiamo 8 litri per ora. Questo significa che percorriamo 2 miglia con un litro, con un motore di questa potenza. Controllo. È proprio così. Abbiamo un mezzo molto leggero, ma questo fuoribordo è stato fatto per spingere anche barche cariche, pesanti. Non a caso ha i doppi ingranaggi di riduzione del numero di giri dell'elica, uno all'uscita del blocco motore, l'altro nel piede. In questa maniera abbiamo un'ogiva, una parte immersa del motore molto più snella per poter correre di più, e abbiamo anche la capacità, con un rapporto di riduzione elevato, di montare eliche molto grandi, adatte proprio per quelle imbarcazioni che pesano parecchio. Noi invece oggi abbiamo un gommone leggero, pesa solo 450 kg. Poi a bordo ci siamo io e Gigi, che insieme non arriviamo a 150 kg. Circa 50 kg di benzina, altrettanti di attrezzature di bordo e di ripresa. Diciamo che il nostro assetto è di 700 kg. Questo Focchi è questo, gommoni leggeri, sportivi, fatti di sostanza, senza cose superflue.
e fatti per navigare velocemente anche sul mosso, sebbene la carena non sia molto profonda. Ma l'esperienza di Focchi nelle competizioni, anche se risale a molti anni fa, è sempre valida. Le onde non sono mica cambiate. Ora proviamo a verificare il funzionamento dell'inbarn. Aumentiamo la velocità e mi metto in assetto più aggressivo. Anche per togliere il vento dal microfono. Gas, trim, andiamo oltre i 5.000 giri. Rimane piuttosto silenzioso. Velocità 35 nodi e stiamo consumando 30 litri ora. Non accelero, tengo l'andatura costante, vediamo cosa succede. Ok, siamo scesi, 27 litri ora, 27,8 per l'esattezza. È un sistema di mappature multiple che smagrisce la carburazione e ci permette di consumare meno se non tocchiamo il gas. Questo motore ha tre importanti sensori, quello dell'ossigeno che controlla proprio la carburazione, quello del battito in testa per evitare detonazioni che potrebbero essere dannose, poi quello dell'acqua nel carburante, che è una situazione altrettanto pericolosa per la durata del motore. Il regime massimo di questo fuoribordo è 6.300 giri minuto. Giù la manetta. Secondo la migliore tradizione di Focchi, naviga perfettamente in asse, ha la carena compensata, non è come tutti gli altri piccoli gommoni. Straordinario, tiene perfettamente la rotta, bilanciato in maniera eccellente anche se abbiamo solo un'elica e dovremmo sentire gli effetti della sua rotazione. E invece no, e siamo tutti fuori, tutto trim alto, 45 nodi. Di questo tipo, questa velocità e questa potenza sono forse eccessivi, ma se vi è piaciuto questo motore sappiate che potete averlo anche a 115 o 100 cavalli.